Buonasera a tutti in questa fredda serata di torneo. Girone A, si conclude la sesta giornata e quindi la prima di ritorno con la sconfitta degli Scassuni per 10-1, purtroppo dobbiamo dirlo, contro l'Old Star. Bruno Scalia, capitano e oggi autore dell'unico gol per la sua squadra. Diciamo una partita cominciata male e finita male anche dovuto alla mancanza comunque di uomini in campo, oggi eravate solo 6. Sì, purtroppo abbiamo cercato di tamponare comunque le mancanze, se teniamo conto che abbiamo dovuto cercare di trovare ragazzi comunque, fra quelli infortunati comunque, perché io ero infortunato, un altro ragazzo adesso si è fatto male, uno si è rotto il piede e quindi ci abbiamo provato, comunque non aveva senso nemmeno non presentare la squadra, non aveva senso, quindi comunque... E abbiamo giocato alla fine, comunque ci divertiamo e quindi il risultato, beh, è ovvio. L'importante è comunque uscire stanchi perché non ha senso comunque non correre e prendere gol. Se non altro, comunque, è stata una partita in cui abbiamo. I vostri pericoli, sì, abbiamo diciamo, fatto, li avete creati. Abbiamo fatto comunque. Larga, sì, abbiamo segnato un gol. Abbiamo fatto qualche azione, comunque siamo contenti alla fine in 6. Non potevamo chiedere di più, non potevamo chiedere assolutamente di più. Quindi non ci fa niente, assolutamente. Va bene, ringraziamo gli Scassuni e ci vediamo dopo per l'intervista. Toti Vasta per l'Old Star. Allora Toti, oggi una partita abbastanza facile quella vostra. Fin dall'inizio avete controllato il gioco e a parte qualche pericolo su contropiede non avete fatto lavorare molto il vostro portiere. Beh sì, vabbè, ci ho dovuto all'assenza di un elemento degli avversari che hanno giocato in serie, cioè, nonostante loro comunque hanno giocato, hanno creato pure qualche pericolo. Chiaramente noi siamo una squadra che anche all'andata avevamo vinto, comunque una partita equilibrata perché è finita 6-5, per cui comunque essendo uno in più evidentemente il risultato non dico che fosse scontato, ma quasi. Ciononostante per noi è buono perché dopo due sconfitte dà comunque morale e ci porta comunque a 3 punti in alto in classifica, che facendo 2 conti dovrebbe anche quasi averci già fatto qualificare per la Champions. Comunque per quanto riguarda la tua prestazione personale, oggi una buonissima partita quella tua, ti è mancato solo il gol. Diciamo, si spera che arriverà. La prima partita dove hai giocato molto, quasi 40 minuti, quindi comunque. Ma sì, questo perché comunque è una presenza fondamentale per voi. Beh, fondamentale non lo so, so che è un nostro elemento, la nostra squadra, Nenia, per diversi motivi interni dello spogliatoio ha deciso di non partecipare più. Per cui in sua assenza giocherò io cercando di dare il mio contributo per la squadra. Va bene, ringraziamo Toti Vasta, complimenti all'Old Star per la vittoria e ci vediamo dopo per le altre interviste.